La riapertura delle lezioni in presenza nelle scuole molisane è una scelta giusta e gli studenti sono soddisfatti. Questa è l'analisi di Anna Paola Sabatini, il direttore dell'ufficio scolastico regionale, ha incontrato i rappresentanti studenteschi. Un incontro costruttivo, ha spiegato la dirigente durante la trasmissione Conto alla rovescia. Non ci sono grossi problemi sulla gestione della mobilità e la didattica a distanza può essere al momento accantonata. In questa sede, ripeto, istituzionale, non mi è parso di avere un quadro completamente diverso da quello che potrebbe apparire, nel senso che la situazione che è emersa è una situazione di tranquillità. I ragazzi, come molti di quelli che voi avete intervistato, sono comprensibilmente contenti di essere tornati in presenza. Riguardo a qualche polemica che c'è stata sui trasporti, anche lì è emersa una situazione di sostanziale tranquillità. D'altro canto, se ci pensiamo, se facciamo una riflessione attenta ai luoghi veri, la situazione attuale dei trasporti è il frutto di due tavoli prefettizi che hanno avuto loro vita, quindi sia su Campobasso che su Isernia, e si sono chiusi con dei documenti operativi sottoscritti proprio dai prefetti, in seguito ai quali la regione ha potenziato considerevolmente il sistema dei trasporti. E devo dire che nella mia interlocuzione con i ragazzi di stamattina questo potenziamento è stato ben percepito. La settimana appena trascorsa però ha visto molti studenti manifestare il proprio dissenso verso la riapertura delle aule. I problemi evidenziati da alcuni ragazzi ricadono proprio sulle difficoltà affrontate in alcuni comuni della regione, dove gli autobus non garantirebbero giuste misure di sicurezza. Per la Sabatini però queste sarebbero situazioni residuali e circoscritte. C'è tutto l'impegno, ha concluso la dirigente, a risolvere i problemi anche nei piccoli comuni. Questione quindi solo di tempo.